26 dicembre 2019. Ho chiuso in questo momentino anche le luci, le tapparelle, l'appartamento piano terra di Ferriere. Ecco che è tutto in ordine, anche la cucina qui accanto è tutto in ordine. Adesso sono circa le ore 10, c'è il sole, è una bellissima giornata. Voglio andare, prima vado su a chiudere l'appartamentino dell'ultimo piano, a chiudere anche le tapparelle, perché alle volte che non torni stasera è già tutto a posto. La mia direzione oggi è di andare verso Bettola, alle cascate di Calenzano. Qua ci sono tutti appartamenti vuoti. Aldo, Aldo, purtroppo non c'è l'ascensore in questa casa, comunque va bene, per ora ce la faccio ancora. Al quarto piano una soffitta, chiudere bene l'ultimo appartamentino, perché oggi ho intenzione di fare una bella gita. Mi manca un po' il fiato, mi manca il fiato, ma che bella giornata, guardare qua sotto il torrente. Gli alberi, non deve mancarmi il fiato però, ma ce la faccio, oggi volevo andare al Lago Moro, al Lago Bino, accendo la luce qua per vedere l'appartamento se è giusto. Entro in questo momento, sto cercando le chiavi, ecco qua, forse ce l'ho fatta. Ce l'ho, giusto, eccolo qua. Devo stare attento di togliere le chiavi perché se no rimango chiuso dentro. Che bello questo appartamento all'ultimo piano. È una soffitta a Ferriere con un condominio. Sono quattro condomini qua, non viene mai nessuno. Questa è la soffitta, ecco, è tutto ben arredato, la porta d'entrata e l'abbaino, si può dire, c'è tutto in ordine, c'è anche la doccia, eccola qui di fianco, eccola qua la doccia. Adesso chiudo bene le tapparelle, perché poi qua verrà un letto grandissimo per gli ospiti, gli amici, se vogliono venire. Sono a Ferriere e ho questi due appartamenti e le chiavi in mano disponibili, e devo dire che è bello qua, siamo in un'altra regione, non in Lombardia. Apro la finestra e vedo sotto il torrente Grondana, eccolo qui, che belle le colline, e già siamo nel Piacentino, eccolo lì il torrente Grondana. Ok, adesso chiudo tutte le tre tapparelle perché oggi farò una bella gita e non so il programma di stasera se tornare qua o no. Comunque questo appartamentino così piccolo di neanche 40 metri quadrati è veramente eccezionale, c'è riscaldamento fino tutto inverno a temperatura alta, meglio che a Milano, ma il mio io è da girovagare, andare in giro, scoprire posti nuovi. Sono proprio un viandante, anche ciò che va bene poi ricerco un'altra casa. È la mia storia del girovagare, di essere un viandante e soprattutto eremita. Ospito qui qualcheduno ma non viene mai nessuno, vado io, oggi parto, c'è il bus.